Ma io vi voglio fare un esempio. Per esempio, se io per esempio sono una persona di Palermo, abito a Palermo, vivo a Palermo, lavoro a Palermo. Praticamente mi conosce una persona di Catanzaro che vive a Catanzaro, è di Catanzaro e lavora a Catanzaro. Mo' praticamente praticamente io dico no, cioè come fa una persona per esempio a conoscersi? Cioè se una persona di Palermo e una persona di Catanzaro e due si conoscono, cosa c'è fra loro? Perché una persona di Palermo deve conoscere una di Catanzaro? Per esempio ci sarebbe un viaggio, cioè se io faccio un viaggio, per esempio faccio una gita, lo incontro, ci fermiamo al bar, sento parlare. Lo sento parlare di qualcosa, gli rispondo io magari perché so la risposta, e quello là praticamente dice che mi chiamo così, eccetera, eccetera, che lavoro fatto. Ma se io per esempio sono andato così, significa che se io conosco quella persona e gli dico che lavoro facevo, e per esempio, non lo so, è organizzato da qualcuno che lo ha portato al bar apposta dicendo che doveva venire, è come se qualcuno gli ha fatto dire un lavoro che non sa fare davvero perché non ha il titolo. Perché io conosco una persona di cui dico queste cose che per esempio aveva la terza media. Ma se per esempio questa persona poi riceve del telefonato e si spaventa troppo e non riescono a fermare tutto perché si crea intorno una storia che finisce con una strage. E questa è una cosa brutta perché si parla di qualcuno che girava da quelle parti perché sapeva che c'era Corleone ed era curioso, ed andò a vedere con la macchina se poteva conoscere Torrina e gliel'ha presentato. Questo è tutto. È una storia vecchia che praticamente fa parte di alcune persone di un paese qua vicino, il paese di Carafa. E siccome praticamente ci abitano là, praticamente andavano con la macchina, cioè praticamente le persone che gli piaceva guidare. E io so che queste cose praticamente poi si sono sviluppate, è diventata una vita che non è durata molto. Si parla praticamente dagli anni 70 fino agli anni 90, cioè una ventina d'anni, 73, no, 93 in tutto, 92, 72, 92, 20 anni. Che in pratica era come se c'era una ribellione personale verso se stesso e stava cercando il metodo di suicidarsi. Una persona che ha creato proprio la storia adatta per andare all'inferno. Vabbè, grazie.